Buonasera a tutti, grazie per la partecipazione, siete veramente tanti iscritti. Comunque, a questo primo incontro ci siamo veramente uh, soddisfatti per la, per la partecipazione. Le note vicende di ultimo anno hanno cambiato molte delle nostre abitudini di vita e i rapporti sociali ne hanno fondamentalmente risentito, come quelli con lo Spazio 53 e anche con le comune passioni della fotografia. Anche per questo, noi Spazio 53 vogliamo alleggerire la situazione ed essere vicini a soci, ad amici e simpatizzanti, dando a tutti la possibilità di partecipare a nove interessanti webinar online, che tra l'altro totalmente gratuiti e tenuti da valenti conduttori su vari contenuti culturali per parlare di tecnica e anche di pura fotografia. Il ciclo dei nostri incontri inizia stasera con Massimo Picciroli, Managing Director di Aproba Store storica azienda, e portatrice di medaglie fotografiche, professionale, che ci parlerà della gestione del colore dallo scatto alla stampa. Questo è quello che sentiremo. Ma chi è Massimo? Lui ci dice scherzando che è cresciuto a pane, salame, fotografia. Infatti si da giovane, ha lavorato in un portante multinazionale che produceva materie sensibili. E da lì nasce in lui il connubio tra passione e professione, che tuttora lo accompagna, tra l'altro. Eh, infatti oltre a seguire i clienti della sua azienda ha il tempo per gestire corsi scrivere articoli e riviste e anche per il web tra l'altro vedete il suo blog abcfotografia.it e quando dice lui avanza del tempo realizza stampe fine art per sé per i suoi amici e anche per noi tra l'altro che dire, importante averlo qui stasera è veramente un miracolo Ok, prima di iniziare, volevo anche dire che ehm, potete fare domande e chiedere informazioni sugli argomenti trattati tramite la chat che vedete sulla, sulla videata e alla quale verrà data risposta nel momento opportuno. Ok, detto questo, passo il microfono a Massimo e grazie ancora. Ciao Arnaldo, buonasera a tutti. Eh, beh, innanzitutto un ringraziamento ad Arnaldo e agli amici di Spazio53 che mi hanno coinvolto in, in questa bella iniziativa, tra l'altro a dire la verità mi sono anche fatto desiderare, non tanto perché me la tiri, quanto perché sono maledettamente superstizioso e se non ho problemi a fare queste cose di persona, perché mal che vada, se si dovesse rompere il computer mi metto a raccontare barzellette, l'idea di fare una cosa online... Eh, un pochino mi nervosi, infatti, ho tentato di svicolare tutti gli inviti di Arnaldo fino a quando non, non mi ha bloccato. Arnaldo è un caro amico a cui non si <ride> può dire di no, e quindi, alla fine, ecco che mi ha incastrato. Sono oltremodo eh, onorato di essere la di questa bella serie di incontri. Quindi, eh, come tutte le volte che c'è di mezzo Arnaldo e lo Spazio 53, le cose sono organizzate bene e non tanto perché ci sia io nei nove relatori, ma perché ho visto che comunque avete messo in piedi veramente un bel programma. Quindi, complimenti e grazie di avermi coinvolto eh, tra l'altro ripeto io queste cose le ho sono veramente tanti anni che le faccio in presenza nei circoli ma come giustamente ricordato tu Arnaldo il covid ci ha messo un po' tutti quanti alle strette e eh, vabbè insomma è tanto tempo che ci manca anche questo questo contatto umano eh, non vi nascondo che non sono tanto un, un fan delle cose online preferisco ancora allora, sicuramente è bello perché mi hai detto i numeri delle persone che ci saranno collegate questa sera ed è veramente una soddisfazione avere un pubblico così numeroso. Chiaramente eh, il fatto di andare online ti permette di avere spettatori, di avere amici da. da... Da, da, dagli appennini alle, alle piramidi del Manzanare reno come diceva, come diceva qualcuno, mentre quando vai a fare la serata nel circolo, magari ti devi accontentare tra virgolette della ventina di persone. Però ecco, spero in cuor mio, che si possa presto tornare a fare gli incontri di presenza, perché secondo me hanno una, una, un calore totalmente diverso. Comunque, adesso non, non lasciamo da parte i discorsi filosofici e addentriamoci nella serata. Eh, argomento della serata la gestione del, del colore dallo scatto alla stampa allora eh, diciamo che sono veramente tanti anni che mi occupo di, di gestione del colore ho cominciato ad occuparmene anche nella mia vita lavorativa precedente poi sempre di più con, con la, proma e la proma store eh, anche perché eh, la gestione del colore è eh, una cosa con la quale magari oggi un pochino riusciamo a, a destreggiarci ma 15 o 20 anni fa ancora creava qualche, eh, qualche problemino. Quindi, ah, ma perché sul monitor vedo le cose? Ma ah, quando c'era la pellicola era meglio. Vedremo che, che non è così, vedremo che, che non è vero. Però ecco, eh, addentriamoci un pochino per... Per passi, spero di non annoiarvi, sarà una chiacchierata un po' lunga, eh, se non ne potete più quando sono dal vivo dico abbattetemi, lanciatemi qualcosa, qui vabbè, insomma, salutate, andatevene e, e, e pazienza. Però mi, mi farebbe veramente piacere che eh, stessimo insieme per uh, un, un paio di orette, un'ora e mezza, per cercare di dare un, un filo logico a, a tutto questo discorso. Eh, Arnaldo mi ha presentato sotto molteplici vesti, Beh, sicuramente la prima è quella di Aproma Store. Eh, Cos'è Aproma Store? Vediamo se riesco a lanciare la presentazione, magari se mi date una mano dalla regia, perfetto. Cos'è Aproma Store? Aproma Store è una società che importa e distribuisce in Italia prodotti per la fotografia, il video, il cinema, quindi da... Eh, luci flash, luci continue, pannelli LED, eh, ma, ma anche altre cose. Quindi in questo momento stiamo soffrendo un po' come tutti per tutti i problemi di trasporto che ci sono dovuti al, al Covid e ai vari strascichi. Però tentiamo di importare da Stati Uniti, Cina, Svizzera, Germania e così via tutta una miriade di prodotti. Chi è a Promastore? A parte i prodotti che vende, Promastore è sostanzialmente costituita da Massimo e Roberto. Massimo sono io, avrete modo di conoscermi nel corso di questa chiacchierata. Roberto è il mio socio che secondo me Arnaldo potrebbe anche pensare di eh, coinvolgere per qualche serata sulla, sulla luce, sulla gestione della luce, sul ritratto, perché lui è veramente, eh, oltre che un commerciale, è veramente un, un tecnico e un fotografo molto, molto bravo, molto valido. Abbiamo poi ovviamente anche dei colleghi che ci aiutano in questa bella avventura. Cosa facciamo? Come vi ho detto, per lavoro vendiamo luci, e accessori per il controllo della luce, esposimetri, colorimetri, fondali, eh, carte fine art, sistemi per la calibrazione del colore, che magari è anche il prodotto che giustifica un po' la chiacchierata, ma un po' come eh, Arnaldo che per tanti anni ha lavorato nel settore fotografico, per passione ci occupiamo anche di formazione ed informazione. Eh, anche noi un po' come Spazio 53 fino all'anno scorso ci eravamo creati un nostro piccolo spazio che avevamo chiamato Appro Master Academy in cui tenevamo dei corsi in presenza alla sera con, con gruppi di amici con gruppi di clienti per toccare vari argomenti ma ahimè, oramai è dal, dalla fine febbraio del 2020 che, che siamo fermi e quindi eh, ci diamo un po' da fare con, con l'online eh, magari ecco se, se riusciamo a condividere il video prima di passare all'argomento della, della serata magari vi, vi, vi dico in pochi secondi chi sono oltre a quello che ha aggiunto, ehm, che ha aggiunto Arnaldo eh, perfetto ciao a tutti, sono Massimo Pinciroli e per presentarmi a chi non mi conosce mi piace scherzare dicendo che sono cresciuto a pane e salame e fotografia la fotografia infatti è da sempre la mia più grande passione ma da oltre 30 anni è anche il mio lavoro i primi passi in questo settore li ho mossi giovanissimo, neanche ventenne, ingaggiato da una famosa multinazionale inglese, che probabilmente alcuni di voi ricorderanno, la Ilford, per girare l'Italia occupandomi di formazione e divulgazione in merito ai loro prodotti e sulle tecniche di ripresa, di sviluppo e di stampa, ovviamente analogiche. Nel corso degli anni le mie competenze professionali si sono poi ampliate e dalle tecniche di ripresa, sviluppo e stampa analogiche si sono aggiunte quelle di stampa digitale, di post produzione, di gestione colore e di illuminazione artificiale. Ritengo da sempre che la divulgazione sia un valore fondamentale ed ecco perché oggi, come 30 anni fa, non serbo segreti nel cassetto ma cerco di condividere tutto ciò che conosco con chiunque possa esserne interessato. Proprio per questo motivo, oltre ai corsi in presenza organizzati con la ProMastore Academy e alle collaborazioni con importanti riviste di settore, aggiungo oggi nuovi canali di comunicazione come il mio canale YouTube e il blog di fotografia abcfotografia.it, dove cercherò di pubblicare contenuti nuovi ed interessanti ogni settimana. Come potete vedere, i canali per restare in contatto sono davvero molti. Io vi aspetto, non mancate! Ok, sicuramente se avessi dovuto raccontarvelo ci avrei messo più dei, dei 90 secondi eh, di durata del video, però spero di avervi dato un po' una, uno spaccato di chi sono e di cosa mi piace fare. Quindi, oltre che vendere prodotti fotografici, anche parlare di fotografie e di tutto quello che ruota attorno. ABC Fotografia in particolare è un po'. Um, il figlio del lockdown precedente, quando bloccato a casa, mi sono terribilmente annoiato e quindi ho tentato di creare un sito in cui condensare tutto quello, tutti i contenuti, tutti gli articoli che ho creato negli anni per varie riviste, per altri siti e così via, e continuo ancora a tenerlo aggiornato. Quindi ehm, se, se vi va visitate ABC Fotografia e eh, magari iscrivetevi anche alla newsletter. Comunque, torniamo pure all'argomento della serata. Ecco, su ABC Fotografia troverete anche poi molti approfondimenti alla, alla chiacchierata che facciamo questa sera, così come anche a mille altri eh, argomenti fotografici. Il colore in fotografia. Allora, mi piace scherzare, esattamente come, come scherzo sulla, sulla mia presentazione, mi piace scherzare anche eh, su quello che è il colore in fotografia. Allora, negli anni Ottanta c'era Agfa che aveva un concorso eh, chiamato Il colore è un'opinione e infatti eh, non era strano che un fotografo scegliesse una pellicola piuttosto che l'altra proprio per le caratteristiche di resa del colore, le, le Fuji evidenziavano certi verdi, soprattutto la velvia, eh, le Agfal Tritoni, le, le Kodak Portram andavano bene per il ritratto, e quindi non cercavo tanto la fedeltà cromatica quanto eh, la possibilità che la pellicola si sposasse con quelle che erano le mie intenzioni. Arriva il digitale, tutti cominciamo a rompere terribilmente le balle sul fatto che vogliamo coerenza cromatica la coerenza cromatica in realtà non ce l'abbiamo mai avuta neanche con, eh, con la pellicola e eh, anche eh, con la pellicola infatti a me piace dire che i problemi sono i problemi di sempre con la pellicola se io eh, guardavo la diapositiva in condizioni differenti la proiettavo la guardavo sul piano la mandavo in stampa al laboratorio a al laboratorio b al laboratorio c avevo comunque dei risultati diversi se poi confrontavo la, la stampa con la diapositiva, addio, figuriamoci io come, come diceva Arnaldo ho lavorato tanti anni per Ilford, eh, fra i cavalli di battaglia di Ilford c'era il Cibacrom che era praticamente eh, il, il, il metodo principale tra la stampa diretta e la diapositiva, tentare di avere una corrispondenza cromatica fra la diapositiva e la stampa in Cibacrom era sempre una cosa assolutamente eh, impossibile. I problemi sono i problemi di sempre. Siamo passati al digitale ed ecco che eh, se noi guardiamo il nostro file su monitor diversi abbiamo diverse visualizzazioni, se lo stampiamo con stampanti differenti abbiamo differenti riproduzioni, eh, se guardiamo il risultato che otteniamo in stampa con quello che vediamo a monitor, abbiamo un risultato diverso e così via. Quindi eh, i problemi tutto sommato hanno cambiato un po' aspetto, ma sono gli stessi. Qual è il vero vantaggio? Che volendo oggi Abbiamo gli stessi problemi, ma grazie al digitale e grazie alla gestione del colore possiamo eh, risolverli. Dopodiché, se siamo soddisfatti di quello che otteniamo facendo lo scatto con la nostra macchina, mandando il file a stampare, facendo il fotolibro, scambiando il file con gli amici, beh, insomma, va, va benissimo anche così. A questo punto, non c'è neanche bisogno di dannarci l'anima tentando di capire cosa al massimo ci vuole raccontare sulla calibrazione colore, sulla gestione del colore. Se invece a volte ci troviamo a litigare un po' con quella che è la corrispondenza fra quello che vedo sul monitorino della macchina fotografica, quello che vedo sul monitor quando arrivo a casa e scarico le foto, quello che vedo mandando eh, il, il file in stampa, ecco, forse magari vale la pena stare un pochino a sentire come si può fare per eh, sincronizzare il tutto. Allora, mi trovo un po' impacciato questa sera perché sto facendo un monologo, non riesco ad avere interazione con chi mi sta di fronte. Spero comunque di riuscire a, a dare un po' un, un ritmo alla serata. Spero di non annoiarvi troppo. Ehm, flusso di lavoro: workflow senza gestione colore. Io faccio il, il mio scatto con la macchina fotografica, il mio scatto va a finire su una scheda di memoria su un hard disk, lo vedo su un monitor qualsiasi. E, e, e il monitor è la prima possibilità di visione che ho del, del mio file. Vedo che è verde, come in questo caso, eh, mi attacco al mio bel Photoshop Lightroom Capture One. Chi più ne ha più ne metta, faccio le regolazioni. Oh, cavolo, che bello! Com come posso vedere sul terzo monitor, la mia immagine adesso è perfetta. La mando in stampa ed esce una schifezza, nello specifico mi esce in questo caso rosso magenta, perché, perché io qui. Mi sono affidato ad una visualizzazione non affidabile, scusatemi il gioco di parole, e ho fatto una correzione a capocchia. Ed ecco che tutto il mio percorso cromatico va un po' a pallino. Cosa succede invece in un workflow ideale dove io gestisco il colore? Allora, innanzitutto mi assicuro che la macchina sia calibrata. Cosa vuol dire calibrare la macchina? Vuol dire... Un'esposizione corretta vuol dire fare un bilanciamento del bianco corretto. Il bilanciamento del bianco è quell'operazione quell che mi consente di dire alla macchina fotografica con che colore di luce sto lavorando per tenerne conto nel momento in cui vado a eh, fare la ripresa. Ma vuol dire anche lavorare con un monitor calibrato che mi farà vedere l'immagine in modo coerente ai dati scritti nel file dalla macchina fotografica. E quindi quando io sul monitor centrale vado a fare le mie correzioni, le farò partendo da una visualizzazione attendibile, affidabile, compatibilmente con le caratteristiche del monitor, ma vuol dire anche lavorare con una stampante calibrata. E come vedremo poi più in là nella serata, lavorare con una stampante calibrata non vuol dire tanto stampare meglio o eh, essere sicuri di tutto, ma vuol dire che avremo la possibilità di vedere in anticipo quale sarà il risultato che otterremo. Però no, non svegliamo troppo, tanto ci arriviamo fra, fra una manciata di minuti. Qual è il problema alla base di tutta questa chiacchierata? Sicuramente la coerenza del colore, che è un po' l'esigenza che tutti noi sentiamo quando eh, ci accorgiamo che il colore cambia a seconda del passaggio. Perché abbiamo questo problema che è il problema alla base della gestione del colore? Perché ogni periferica, esattamente come ogni pellicola ai tempi della pellicola, ogni periferica ha proprie caratteristiche di registrazione, se parliamo di uno scanner o di una fotocamera, o di riproduzione del colore, se parliamo di un monitor o di una stampante. Lavorando con periferiche non calibrate, non profilate, eh, noi non possiamo prevedere cosa succederà al colore. Per poter lavorare in modo prevedibile e coerente, cercando di mantenere una... Costanza cromatica, una coerenza cromatica, è fondamentale implementare la gestione del colore, il, il color management. Ehm, partiamo dai numeri. Allora, ehm, qualsiasi colore digitale è espresso solitamente con dei valori RGB. Ci sono poi anche cioè, magenta giallo-nero, ma per questa sera rimaniamo sul semplice. RGB. Uh, un, un valore legato al rosso, un valore legato al verde, uno legato al blu. Se i valori sono bassi, ho un colore scuro o 000 il nero. Se vado in alto, dei colori più chiari. Il 255 è il valore più alto. però se io mando la stessa ricetta 02550 a 23427 periferiche diverse, avrò 23427 risultati diversi. Perché è un po' come dare la stessa ricetta a 10 cuochi, ognuno farà più o meno la stessa, eh, la stessa pietanza, ma sicuramente ognuno ci metterà del suo. E questo è esattamente perché allora 255 vuol dire che è il verde più verde che quella periferica può fare, ma non è detto che il verde più verde del mio monitor sia uguale a quello della, del monitor di Arnaldo, della, del videoproiettore o della stampa. Eh, ecco che allora per dare un significato a questi numeri eh, dei quali per tanto tempo ci siamo disinteressati, nel senso abbiamo sempre guardato RGB 02550. Per dare un senso a questi numeri, qualcuno ha pensato di trovare dei riferimenti assoluti e andare a eh, trovare le coordinate di questi numeri all'interno di quelli che sono lo spazio C e, eh, LAB, o il. O l'XYZ, che, che è quello di sinistra. Quindi sono, sono due eh, piani di riferimento che vengono utilizzati. All'interno di questi piani di riferimento eh, abbiamo ricavato degli spazi di lavoro che sono quelli che vanno a dare il senso ai nostri numeri. Eh, provo a fare un esempio. Eh, io adesso sto lavorando su un tavolo, posso prendere le misure. Questo tavolo sarà due metri eh, per uno, ipotizzo. Se io comunico solamente i numeri, eh, due, di, due di lunghezza, uno di larghezza, se sto parlando con un altro italiano, molto probabilmente immaginerà che trattandosi di un tavolo, due e uno saranno due metri o un metro. Ma già se parlo con un inglese, potrei avere qualche problema. Ecco perché è importante, nel caso delle misure, dire ti sto comunicando le misure di questo tavolo in... Metri, centimetri, millimetri, pollici, piedi. Ed è lo stesso, oltre a dare i valori RGB 02550 nell'esempio del verde di cui abbiamo parlato prima, dire anche a che spazio di lavoro sono riferiti sRGB a 2098, profoto RGB, così via. Quindi, eh, con questi spazi di lavoro, io vado a dare un senso ai numeri che comunico, e eh, questo sarà un aiuto fondamentale per mantenere la coerenza cromatica. Uh, come vi ho già detto, la ricetta 02550 ci dice solo che si tratta di un verde, sRGB 02550 è un verde ben specifico e in particolare l'SRGB 02550 è un verde diverso da un Adobe RGB 02550. Però, vabbè, per adesso accontentiamoci di capire che è importante sapere, tutte le volte che io parlo di un colore, tutte le volte che io trasmetto un'immagine, è importante che ci sia uno spazio di lavoro allegato. Ehm, vi ho parlato di spazio di lavoro anche se spesso parliamo di profili colore. Il profilo colore cos'è? È sostanzialmente una uh, descrizione, una misurazione delle caratteristiche cromatiche, delle abilità cromatiche di... Qualsiasi periferica può esserci il profilo colore del monitor, della stampante, del monitor del portatile e così via. Eh, qual è, esattamente come la, lo spazio di lavoro che ho menzionato prima, il profilo colore mi serve per definire le caratteristiche della periferica a cui si riferisce. Qual è la differenza? Lo spazio colore è una definizione scritta a tavolino, io vi ho parlato di sRGB Adobe 98 che molto probabilmente avete trovato, avete trovato nella, eh, nel menu della vostra macchina fotografica, l'avete visto nelle impostazioni di Photoshop, ne avete sentito parlare e così via. Il profilo colore è qualcosa di un pochino più complicato, un pochino più, più complesso e preciso, nel senso che non è una, uno spazio... Standard definito a tavolino, ma è proprio eh, quello che io ottengo facendo la misurazione del comportamento di una periferica reale. Quindi eh, il mio monitor, che sarà un monitor wide gamut, poi vediamo cosa vuol dire, in grado di riprodurre lo spazio Adobe 98, avrà un, uno spazio colore che sarà un triangolo molto simile ad Adobe 98, ma non proprio perché vado a fare la misurazione su quelle che sono le reali caratteristiche del mio monitor. ma approfondiremo l'argomento fra poco. Ho accennato prima che il problema alla base della gestione del colore è il fatto che ogni periferica vede o riproduce una quantità di colori diversi da un'altra periferica. Questi sono degli spazi, dei disegni non proprio casuali, ma indicativi, però mi servono solo per farvi capire che All'interno del nostro spazio di riferimento, questo ferro di cavallo che vediamo, che chi, chi un pochino mastica dell'argomento avrà visto in 2000 articoli, su 2000 libri, su 2000 siti web, ed è, ed è, come vi ho spiegato, uno dei piani di riferimento in cui io vado a mappare i colori delle mie periferiche, eh, ecco, vedo che se all'interno di questo piano di riferimento io vado a mappare lo spazio che può catturare una fotocamera, che solitamente è all'incirca una Adobe 98, piuttosto che quello riproducibile da un monitor, piuttosto che quello riproducibile da una stampante, vedo che ho una certa fascia di colori comune a tutti quanti, ma poi ogni periferica, eh, il, questa cos'è la fotocamera, mi arriva un po' più verso il verde, questa è la stampante, mi prende un po' più questa, questa fascia di, di azzurrini, di cianini, il monitor un po' più piccolino, ognuno. Vede i colori che vuole ed è proprio questo che ci crea tutti i problemi che poi portano, ci portano a, ad interessarsi alla gestione del colore. Ma pian pianino vediamo cosa vuol dire. Eh, il problema io non ce l'ho mai quando scatto e tengo sulla scheda, quando stampo. Il problema ce l'ho sempre quando comincio a trasferire i colori da una periferica all'altra proprio perché non tutte le periferiche sono in grado di. Vedere o di riprodurre gli stessi colori. Tutte le volte che io devo spostare i colori da una periferia, quindi la macchina fotografica mi ha catturato lo scatto, me l'ha salvato, lo devo visualizzare al monitor, lo devo mandare sulla stampante. Ecco che devo fare delle se, se voglio ottenere la fedeltà cromatica, devo fare delle trasformazioni. In particolare, questa operazione si chiama conversione colore. E eh, sembra paradossale, però partendo sempre dall'esempio del, del verde 02550, se io voglio mantenere costante l'aspetto di quel verde che la mia macchina fotografica ha catturato come 02550, eh, non devo tanto mandare la stessa terna di valori alla stampante o al monitor, ma dovrò cambiare questi numeri per mantenere uguale la percezione, perché poi alla fine a me non interessa che... La stampante riceva gli stessi numeri che ha catturato la macchina fotografica. Quello che a me interessa è che la stampante mi ridia lo stesso verde che ha catturato la macchina fotografica. Non è così? Ecco allora, vediamo, vediamo un po' come, come accade, come succede. Sono terribilmente impreparato perché ho scombussolato la presentazione e mi sono perso l'ordine delle diapositive, quindi improvviso, che è una cosa che mi viene benissimo a fin dai tempi della scuola. Allora. La mia macchina fotografica fa uno scatto. Ho la mia, ehm, la mia immagine composta da tanti milioni di pixel. E in particolare ci sarà un certo pixel che ha un valore 8076142. 8076142 lo vado a buttare nel profilo della mia macchina fotografica. All'interno all del profilo io ho sempre una corrispondenza fra i valori RGB e Lo spazio LAB quindi ve lo ricordate il nostro piano di riferimento, quello in cui vado a mappare i colori, e allora ecco che all'interno di questo ehm, di, di questo profilo io posso vedere che il colore 80 76 142 legato allo spazio di lavoro, al profilo colore della mia macchina fotografica, ha una corrispondenza eh, LAB. Ad esempio, 35 15 meno 37. Allora, questo passaggio, in questa traduzione, in questo spazio LAB, ehm, può essere intesa un po' come quando due persone si parlano: ecco, io parlo italiano e inglese, parlo con, un parlo, parlo con uno spagnolo, eh, io, io non conosco lo spagnolo, lui non conosce l'italiano, però tutti e due conosciamo l'inglese, ecco che possiamo io sforzarmi di parlare inglese, lui sforzarsi di parlare inglese e cercare di trasmetterci i concetti. Ecco che allora questo, questo, questo LAB che, come vedremo, abbiamo sia incrociato nel profilo della macchina fotografica, sia incrociato, e lo vediamo fare un istante, nel profilo di destinazione, ci può servire come... Eh, linguaggio di connessione, non a caso nella gestione del colore viene chiamato profile connection space, quindi spazio di connessione fra i profili. Ecco che allora il mio pixel 76 142 trova in questa tabella che io ho dentro il profilo ICC della macchina fotografica una corrispondenza a un valore LAB 35 15, 37. Io questo file, questo pixel lo voglio mandare in stampa sulla mia bellissima Epson P900, il mio sistema di gestione del colore farà tutte le trasformazioni cromatiche, ecco che per l'operazione chiamata conversione colore dallo scatto fatto con la fotocamera ai numeri che io devo mandare alla stampante, eh, il, il, il motore di gestione del colore andrà a cercare non l'80, 76, 142, ma quei numeri universali del mio piano di riferimento, quindi 35, 15, meno 37, li andrà a cercare nel profilo, come vedete di destra, che è quello relativo alla stampante, passando appunto per il profile connection space, ed ecco che i numeri RGB lato stampante, questa volta, non saranno più l'80, 76, 142, ma saranno, ad esempio, 79, 77, 139. Numeri diversi, molto diversi, poco diversi, poco importa, che però all'interno del profilo colore della nostra stampante ci consentiranno di stampare lo stesso colore che la mia macchina fotografica ha visto, quindi numeri diversi per mantenere l'aspetto colore. Può sembrare una cosa strana, la cosa importante da dire è che vi è sembrato complicato, una cosa difficile, oh mamma mia, ma cos'è questa roba? In realtà, non sono calcoli che dobbiamo fare noi a mano, se ne occupa il motore di color management, se ne occupa il nostro Photoshop, il nostro Lightroom e il driver della stampante. A noi interessa solo capire che dobbiamo lavorare in un certo modo con i profili e questo spero di riuscire a spiegarvelo nel corso di questa chiacchierata. Dovreste averlo già notato quando vi ho fatto vedere la slide con la macchina fotografica. Uh, con il monitor e con la stampante, ma uh, vi ripropongo un esempio per farvi riflettere. Uh, dunque, il, il, dia il diagramma blu, ammettiamo che siano i colori, quindi questo, questo triangolo bello squadrato che a occhio potrebbe essere un Adobe 98, diciamo che sono i colori catturati dalla nostra macchina fotografica. Eh, Quell'altro disegno strano in rosso, un pochino più irregolare, sono, eh, è lo spazio colore di destinazione, ad esempio mh, i colori riproducibili della mia stampante. Ecco, eh, volevo richiamare la vostra attenzione su queste tre zone A, B, C. Allora, zona A, zona A sono colori che la mia macchina fotografica ha catturato e che la mia stampante è in grado di riprodurre, siamo tutti d'accordo? Sono colori che ci sono sia nel triangolo blu che nell'altro diagramma. Benissimo. Eh, zona C, faccio, faccio un salto. Zona C sono colori che la mia stampante sarebbe in grado di stampare, ma che la mia macchina fotografica non è in grado di catturare. Vabbè, magari fra sei mesi, un anno comprerò una macchina fotografica più figa che catturerà anche quei colori lì la mia stampante è già in grado di stamparli, va bene, per oggi non mi tornano utili. Quelli che ci causano problemi sono quei maledetti colori della, della zona B, perché sono colori che la mia macchina fotografica ha catturato o può aver catturato. Attenzione, io dico sempre che non è che i problemi li abbiamo su tutte le immagini, perché la macchina fotografica è vero che può catturare una certa quantità di colori, ma dipende anche da quello che vado a scattare. Se io faccio delle foto nelle... Eh, nelle giornate nebbiose di Milano, probabilmente i miei colori sarebbero tutti nella, nella zona centrale. Ho fatto qualche casino io... Zac, ecco qua. Eh, I miei colori sarebbero tutti in questa zona centrale, tutti i bei dirigini sono qua, proprio sotto la A e quindi io problemi di gestione colore non, non dovrei averne. Se però ho scattato dei bei fiori saturi e vado, vado a prendere qualche parte esterna che la mia stampante non è in grado di riprodurre, e eh, cacchio lì, sì, comincio, comincio ad avere qualche casino perché, mamma mia, il fiore era così bello. Lo still life era così bello. Il paesaggio era un cielo così saturo. La stampa fa schifo, la visualizzazione il monitor fa schifo. Ecco eh, capire la gestione del colore e quello che possiamo o non possiamo ottenere, perché comunque eh, si tratta anche di saper rinunciare a qualcosa qualche volta. L'importante è saperlo, eh, è, è, il trucco della gestione del colore sta, sta un po' tutto qui e sta un po' in modo specifico in quelli che sono gli intenti di resa. Allora, colori della zona C abbiamo detto: chi se ne frega, vabbè, la stampante è in grado di stamparli, ma la macchina non li ha catturati. Pazienza, cioè non, non sfrutto le caratteristiche della stampante. Colori della zona A, benissimo, la mia macchina li ha catturati, la stampante li stampa, sono felicissimo. Eh, tutto sta il trucco della gestione del colore sta tutto nel capire come gestire i colori della zona B, quindi quelli che ho catturato, ma che poi le mie periferiche che vengono dopo non sono in grado di gestire o di riprodurre. Per fare questa cosa mi vengono in aiuto quelli che vengono chiamati intenti di rendering, li avrete probabilmente visti nelle impostazioni dei driver di stampa o anche in qualche finestra di Photoshop, sono quattro Colorimetrico relativo, il percettivo fotografico, il colorimetrico assoluto e saturazione, quelli che ci interessano i fini fotografici sono solamente due, i primi due, il colorimetrico relativo e guarda caso il percettivo che viene anche chiamato fotografico, non a caso, gli altri due possiamo dimenticarli. Intento colorimetrico relativo, cosa fa questo intento colorimetrico? Eh, I colori che sono già contenuti nello spazio di destinazione rimangono inalterati, quindi quelli della zona A per intenderci. I colori fuori gamut, zona B, sono convertiti cercando di mantenere luminosità e tinta. In poche parole li va a desaturare fino a farli arrivare sul bordo, sul confine con la zona A. Vediamo un contributo dalla regia. Quindi tutta la macchia di puntini grossa è il mio spazio di partenza che devono rientrare in questa specie di rombo che è il mio spazio di destinazione. Come vedete, eh, quelli all'interno del rombo, la zona A per intenderci, rimangono lì belli, 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 non si sono mossi di un millimetro. Quelli che sono stati spostati sono quelli esterni allo spazio di destinazione. Vantaggio eh, molto semplice, i colori che possono trovare una corrispondenza diretta, vengono riprodotti in modo perfetto, fedele, perché la stampante li può riprodurre, svantaggio, eh, posso avere degli strappi nelle sfumature o posso avere una parte di colore che, eh, che va a pallino, tutta la parte esterna. Allora, immaginate se lungo quest'asse ci fosse stata una sfumatura. Io metà sfumatura l'avrei mantenuta, quella interna al rombo, la metà esterna, tut tutta la sfumatura qua esterna, sarebbe diventata una tinta piatta unica. Secondo me, tutto sommato, poco, poco bello, poco piacevole. Provate, provate ad immaginarvelo. Se volete, su ABC Fotografia c'è un articolo dedicato agli intenti di rendering, in cui vi faccio vedere anche degli esempi di come eh, si trasforma un'immagine usando un intento piuttosto che l'altro. Secondo intento di rendering che ci interessa l'intento percettivo o fotografico. Come suggerisce il nome percettivo fotografico? Eh, non viene data tanto prevalenza al mantenimento dei colori riproducibili quanto alla piacevolezza dell'immagine. Dell ecco che allora eh, tutte, le, tutte le tinte vengono modificate mantenendo le proporzioni, mantenendo le distanze fra loro e quindi non vengono cambiati solo i colori che non troverebbero una corrispondenza diretta, ma anche quelli che ce l'hanno. Eh, anche qui abbiamo un'animazioncina spazio rosso quello di partenza vedo che a questo punto tutti i pallini si muovono per rientrare nello spazio di destinazione vantaggio il risultato è sicuramente più piacevole soprattutto in presenza di sfumature svantaggio non ci sarà più una tinta che corrisponde neanche quelle che in teoria potevano essere stampate correttamente dalla stampante perché tutte quante le ho modificate allora se non voglio sbagliare, molto probabilmente metto il percettivo e qualcosa di buono ottengo sempre. Però, come suggerisco sempre io, siccome eh, Photoshop e Lightroom hanno dei, dei, dei meccanismi per provare questi algoritmi. Eh, in particolare ve, ve ne parlo dopo, comunque è un'anteprima monitor che viene chiamato soft proofing, io vi dico quando dovete fare una stampa di qualità, prima di decidere l'algoritmo da usare, trovatelo su un monitor di buona qualità, potete vedere cosa succede e decidere quale usare, ma su questo argomento ancora una volta ci ritorneremo. Ecco, date un po' queste basi sulla, sulla teoria di gestione del colore, la parte pesante è finita, quindi vi ho ucciso subito in, questi, in questa prima mezz'ora di chiacchierata. Adesso sicuramente eh, ribadiamo alcuni concetti in modo magari anche un pochino più pratico, quindi spero, spero che non ci sia qualcuno che, che abbia già abbandonato in preda al panico per, a, per, per la pesantezza di, di questo inizio di serata. E eh, vi ho detto che la chiacchierata eh, è intitolata La gestione del colore dallo scatto alla stampa. Come comincia la genesi di un nostro scatto? Comincia proprio con, con la fase del click. E se vi ricordate quello che ho detto all'inizio di, di questa chiacchierata, eh, in cosa consiste controllare il colore della fotocamera? Consiste nel fare un buon bilanciamento del bianco. Ancora una volta... Non è che il bilanciamento del bianco sia una menata nuova, sia una, un grattacapo nuovo nato col digitale. Ancora una volta è un problema che è sempre esistito anche con la pellicola. Una volta dovevamo scegliere se mettere la pellicola in bianco e nero, a colori per luce diurna, a colori per luce artificiale, adesso col digitale possiamo scegliere tutta questa serie di simbolini che, che vediamo qua sotto. La lampadina, il sole, il lampettino, il fluorescente e così via. Perché questo corrisponde ad impostare la nostra pellicola virtuale. Svantaggio: eh, ho, ho, ho più scelte. Una volta avevo eh, luce diurna e luce artificiale, adesso ho tante, tante scelte diverse. Il eh, vantaggio: non devo più aspettare di finire il rullino per cambiarlo e mettere una pellicola di tipo diverso. Posso cambiare l'impostazione del bilanciamento del bianco anche da uno scatto con l'altro, oppure, se sono pigro, posso impostare l'auto white balance, il bilanciamento automatico e farlo calcolare alla fotocamera. Ecco solitamente in presenza dico alzi la mano chiusa, l'auto white balance. Qui non, non lo posso fare perché purtroppo non vi vedo. Tutti quanti per pigrizia ci affidiamo all'auto white balance, ma è la cosa assolutamente più sbagliata, perché l'auto white balance non è una vera e propria misurazione della qualità della luce. Misurare la qualità della luce è fondamentale per garantire una corretta registrazione dei colori. Voi sapete che la percezione del colore deriva, deriva sì dal colore dell'oggetto, Deriva sì dalla, dalle mie capacità, dalle, dalle capacità cromatiche del mio occhio, ma deriva anche dal colore della luce sotto cui sto eh, guardando eh, il mio oggetto. Allora io qui ho un, un giochino che mi permette di cambiare la temperatura al colore della luce. Mi vedete più caldo? Ecco, diciamo che la... la... La webcam del computer tenta di compensare molto bene, però immagino che un po' di differenza abbiate fatto in, fatto in tempo a, a notarla. Ecco, cambiando la temperatura, colore della luce o peggio ancora lo spettro, io vado a cambiare quella che è la qualità con cui registro i colori nel mio file. Ed ecco che è importante eh, dire alla macchina fotografica quali sono le caratteristiche della luce. Come lo faccio? Facendo un buon bilanciamento del bianco. Eh, L'Auto Wet Balance invece non fa una misurazione della luce, ma guarda la scena ripresa e prova a trarre delle conclusioni. E vi faccio vedere come sbaglia. Questo è un color checker passport, uno dei target più comuni per eh, la regolazione dei colori, anche per il calcolo dell'esposizione, eh, fotografato nel mio giardino su un tappeto rosso che, che, ho, che ho rubato dal, dal bagno. Ed ecco che eh, vado ad aprirlo con camera Row e ho questi valori 4300 Kelvin tinta 0 che corrispondono a valori RGB 230, 240, 249. Allora, strappato via il eh, tappetino rosso fotografato sul prato del, del mio giardino esattamente 30 secondi dopo, ecco che tutto il verde attorno rispetto al rosso del tappeto mi fa... Percepire all'auto white balance una temperatura colore di 5400 Kelvin tinta più 14 e anche i valori RGB cambiano. Quindi vi ho fatto, vi ho dimostrato come l'auto white balance venga bellamente ingannato eh, da quello che è lo sfondo più che dal soggetto. Voi immaginate. Eh, fotografare in auto white balance un servizio fotografico con una modella o banalmente penso le foto di un matrimonio col vestito bianco della sposa una volta fotografato eh, sul muro della chiesa, una volta all'interno della chiesa, una volta al ristorante pensate a quanto tempo dovrei spendere poi in post produzione per rendere omogeneo il bianco del vestito della sposa in tutti gli scatti ecco che allora l'auto white balance se voglio avere costanza di colore è proprio la scelta più sbagliata. Molto meglio utilizzare i preset, possono essere, possono essere scomodi, ma almeno fissano una temperatura colore, meglio sarebbe creare un bilanciamento del bianco personale. Ogni macchina ha la sua procedura, ma comunque è sempre semplice e veloce. Se scatto in JPEG, devo assolutamente farlo prima di scattare. Se scatto in RAW, L'importante è portarmi a casa uno scatto di riferimento, poi il bilanciamento lo posso fare anche dopo. E come lo faccio? Allora, per misurare la temperatura e il colore posso utilizzare due strade: la lettura per luce riflessa. Quindi, ancora una volta, utilizzo. Il passport come quello che avete, o una color checker come quella che avete visto nell'esempio nell sul tappeto rosso o sul prato verde, eh, lo pongo vicino al soggetto. Faccio uno scatto, oppure posso utilizzare dei filtri opalini, come, come questo che vedete, lo metto davanti alla macchina fotografica. A quel punto punto la macchina non verso il soggetto, ma verso la sorgente di luce principale e vado a misurare la, uh, la temperatura e colore della luce. Scusate se bevo un sorso d'acqua, ma a furia di parlare a macchinetta comincio ad avere un po' di problemi <ride> con la lingua. Eh, questi scatti mi permetteranno o di essere utilizzati direttamente nella macchina fotografica, fondamentale se scatto in JPEG, per impostare un bilanciamento del bianco in fase di scatto. Se scatto con il RAW, posso tranquillamente fare uno scatto, tenermelo sulla scheda e utilizzarli a posteriori come scatti di riferimento su cui fare il bilanciamento. Ecco, come vi ho detto, filtro neutro, lo metto sulla macchina, la punto non verso il soggetto ma verso la luce principale e faccio uno scatto. Con i cartoncini grigi invece vado a posizionare il cartoncino vicino al soggetto in modo che sia illuminato dalla stessa eh, luce che illumina, che, che, illumino, che illuminerà il soggetto, faccio uno scatto e eh, questo diventerà il mio riferimento. Importante in ambedue i casi fare un'esposizione corretta. Eh, piccola nota di servizio e non solo perché a Promastore fra le mille cose che vende vende anche eh, i, i passport e, e i color checker il riferimento deve essere veramente neutro il colletto della camicia dello sposo non è un riferimento affidabile il muro dietro alla sposa, dietro al nostro amico non è un riferimento affidabile eh, infine questo soggetto che io de decido di utilizzare come... Eh, Reference eh, non deve soffrire di metamerismo, ovvero non deve cambiare colore al variare dell'illuminante. Eh, ecco perché il, il passport è realizzato con pigmenti particolari. Un foglio di carta qualsiasi contiene una marea di sbiancanti ottici. Quindi tutti quanti, almeno una volta nella vita, abbiamo fatto il bilanciamento del bianco su un foglio di carta. Però sappiate che se eh, al nostro occhio questo foglio sembra bianco, siccome sicuramente contiene degli sbiancanti ottici, per il sensore della nostra macchina fotografica questo foglio non sarà bianco, ma sarà azzurrino. Quindi, facendo il bilanciamento su questa pagina, sposterò tutto l'asse cromatico, che non è il massimo della vita. Eh, vi ho già accennato al Color Checker Passport, che è eh, sicuramente il riferimento più pratico, nato una decina d'anni fa, e ha introdotto tutta una serie di caratteristiche molto interessanti. È composto da quattro reference: un target grigio per il bilanciamento in camera, un target grigio al 18%, famoso grigio Kodak per il calcolo dell'esposizione, il target definito classico a 24 colori. Eh, con la scala di riferimento dei grigi che serve sia per il bilanciamento del file raw con Lightroom con Photoshop ma adesso anche con Capture One e un target creativo con una scala dei bilanciamenti del bianco sbagliati come la chiamo io per inserire una dominante ma delicata voluta e soprattutto prevedibile e costante e tinte più, eh, più sature eh, per verificare appunto cosa, cosa succede a certi colori che quando è stato ideato il uh, color check 24 colori non, non erano state prese in considerazione. Eh, infine, eh, la, vera, la vera novità del, del Passport quando è stato lanciato è che mh, ha, ha lanciato anche un software, il, il camera calibration software che permette di ottimizzare lo sviluppo del file RAW quando lavoriamo con camera RAW di Photoshop o con Lightroom. Fino a prima dell'introduzione di Passport, le regolazioni avvenivano a occhio, quindi mi aprivo l'immagine, cominciavo a giocare con i cursori, ovviamente non era una cosa sempre così semplice e indolore. Passport ha fatto questa grossa miglioria, ha introdotto questo, eh, questo software sviluppato assieme ad Adobe per ottimizzare proprio la colorimetria dei, dei file RAW del resto Camera Raw e Lightroom oramai sono un po' i nostri sviluppatori universali no? quindi eh, tutti quanti oramai abbiamo mille diverse macchine fotografiche sì è vero che ogni macchina ci dà il suo software di sviluppo di Raw però dovremmo aver installato eh, quello di Fuji, quello di Sony quello di Canon, quello di Nikon, quello di Olympus e così via, buttando tutto quanto in Lightroom è infinitamente più semplice però non è detto che uno sviluppatore universale possa sempre saper trattare al meglio i file di tutti i vari brand di tutti i vari ehm, modelli di macchina fotografica. Ecco che allora eh, aiutarlo, aiutare Lightroom, aiutare Camera Row, eh, dandogli un piccolo aiuto creando questi preset, questi profili DNG per l'ottimizzazione dello sviluppo del file Row, può sicuramente aiutarci ad avere omogeneità di risultati dal punto di vista cromatico e anche ad ottenere subito dei file Row sviluppati con miglior soddisfazione. Eh, se volete approfondire piccolo, piccolo spot, eh, ma è assolutamente gratuito, se volete approfondire tutte le funzioni del passport, eh, ho realizzato due video che trovate sul mio canale YouTube, l'indirizzo è molto semplice, youtube.com/il mio nome e cognome Massimo Pinciroli, cercate questo video, tutti i segreti di Color Checker Passport eh, e poi ha il suo seguito in Creiamo i profili colori con Color Checker Passport. Eh, modulo 1, modulo 2, una dozzina di minuti l'uno per capire a cosa servono tutte le varie caselline. Così non, non mi dilungo questa sera, ma vi do spazio per, per un approfondimento. Piccola precisazione, l'ho già detto un paio di volte, però è un argomento fondamentale. Uh, bilanciamento ROW-JPEG. Allora, tanti dicono, ah, ma tanto io scatto in ROW, bilancio dopo. Allora, non è sempre necessario scattare in ROW. Se devo fare delle foto semplici, posso scattare anche il JPEG senza diventare matto. Se scatto in JPEG, è fondamentale che il bilanciamento del bianco sia fatto in macchina. Non posso farlo dopo perché ribilanciare un JPEG vuol dire andare a rovinarne l'istogramma, andare a rovinarne i dati. Eh, se voglio fare la, la neutralizzazione della, del bianco a posteriori devo necessariamente scattare in RAW e non è che perché ho scattato in RAW posso eh, tranquillamente fare il bilanciamento. Mi serve comunque avere un riferimento, quindi il passport, il cartoncino grigio, eh, l'expo disc che è il filtrino palino, devo comunque averli perché se non ho un riferimento affidabile che mi consenta di ricordare qual era la qualità di luce sulla scena in quel momento, è vero che con ROH posso fare il bilanciamento, sarà magari un bilanciamento bello, piacevole, eccetera, sarà magari un bilanciamento artistico, ma non sarà un bilanciamento scientifico fatto sulla qualità di luce che era presente in quel momento. Oh ecco, abbiamo fatto il nostro scatto, abbiamo capito che per fare il nostro scatto è fondamentale fare il bilanciamento del bianco della nostra macchina fotografica. Torniamo a casa, schiaffiamo la nostra schedina di memoria nel computer ed apriamo le immagini. Le immagini, dove le vediamo, le vediamo sul monitor. Eh, il monitor è spesso sottovalutato, ma in realtà è il banco di lavoro su cui non solo visualizziamo, ma eh, sul quale lavoriamo le nostre immagini digitali. Ve l'ho già accennato in apertura di serata. Eh, qualsiasi operazione noi facciamo alle nostre immagini, la facciamo basandoci su quello che il monitor ci fa vedere. Se il nostro monitor non è affidabile, noi facciamo solo stupidate. Stavo dicendo una parolaccia, ma mi sono morsicato la lingua. Quindi è scontata la necessità di fare affidamento, ma siamo sicuri di poter fare affidamento. Fino a un po' di anni fa capitava di entrare nei, nei centri commerciali, vedere la parete dei televisori o vedere la parete dei monitor tutti quanti sintonizzati sullo stesso canale o che visualizzavano un medesimo file ecco, uno con una dominante uno con un'altra e così via fortunatamente adesso questo un pochino la, la qualità si è omogeneizzata però è sempre fondamentale eh, fare in modo di poterci fidare. Cosa vuol dire poterci fidare del monitor? Il monitor non è una periferica stabile, risente delle impostazioni di luminosità, di contrasto, di temperatura colore. Eh, I monitor LCD fortunatamente sono più stabili. I monitor CRT cambiavano anche da appena accesi a, a, a quando. A quando si erano scaldati però un monitor nuovo mi dà con, con le lampade belle, belle fresche belle pimpanti mi dà una visualizzazione un monitor un po' in là con gli anni sicuramente mi dà una visualizzazione diversa allora cos'è che mi consente di tenere sotto controllo la situazione eh, il fatto di calibrarlo e profilarlo allora noi eh, anch'io eh, io stesso spesso e volentieri utilizzo quasi come sinonimi le operazioni di calibrazione e profilatura, ma in realtà sono due operazioni distinte che vanno a braccetto, ma sono due cose diverse. Allora, eh, per qualsiasi periferica, io poi eh, questa, questa slide ve la ripropongo anche a proposito della stampante, eh, per tenere sotto controllo qualsiasi periferica io devo fare due, due cose, calibrarla e profilarla. La calibrazione consiste nel ricondurre la nostra periferica a uno stato conosciuto, prefissato e ripetibile. Nel caso del monitor vuol dire fare in modo che mi dia sempre la stessa luminosità, che mi dia sempre lo stesso contrasto, che mi dia sempre la stessa temperatura colore. Quando ho riportato il monitor a queste caratteristiche, posso misurarne il comportamento e il comportamento lo misuro facendogli il profilo colore, il profilo ICC. La famosa operazione di profilatura. Eh, vado a leggere una serie di riferimenti, faccio visualizzare al monitor una serie di riferimenti cromatici, li leggo con una sonda e vado a costruire il profilo. Eh, per meglio spiegare queste due fasi, consentitemi di fare uno dei miei esempi un po' strampalati. Allora. Eh, pensiamo ad un atleta che deve scendere in pista per fare i 100 metri. Eh, la calibrazione consiste nel fare in modo che il mio atleta scenda in pista sempre allo stesso modo, scarpette ginniche, muscoli caldi, eh, pantaloncini giusti, maglietta aderente magari aerodinamica e così via. Eh, a quel punto posso sparare il colpo di pistola, prendere il, il suo tempo sui 100 metri e ne misuro le prestazioni, ne misuro il comportamento, gli faccio il profilo ICC. Ora, se lo stesso atleta che magari in condizioni perfette ha fatto il giro di pista in 10 secondi, anziché metterlo in pista con scarpette ginniche, pantaloncini giusti, eccetera, lo, lo facessi scendere in pista con... Scarpe da trekking, zaino alpino e, che ne so, imbragatura per, per le ferrate. L'atleta è sempre lo stesso, ma secondo voi, dopo il colpo di pistola, il giro di pista lo fa sempre in 10 secondi? Molto probabilmente no, quindi l'atleta, ovvero la nostra periferica, sono sempre gli stessi, ma se lo calibro in due modi diversi, mi dà delle prestazioni diverse, mi dà dei profili diversi. Lo vedremo soprattutto a proposito della stampante. Quindi calibrazione, riconduco la periferica in uno stato noto e ripetibile. Se oggi decido che il mio, il mio monitor deve avere una certa luminosità, quando poi gli rifaccio il profilo fra una settimana un, o fra un mese, affinché il profilo sia coerente, devo farlo dopo avergli fatto riportare la stessa luminosità. Quali sono i parametri di calibrazione del monitor? I parametri di calibrazione del monitor, sono, del monitor sono la scelta della temperatura colore. 5000 Kelvin, 6500 Kelvin. Solitamente oramai ci alliniamo tutti ad una calibrazione a 6500 Kelvin. Abbiamo poi l'impostazione della luminosità del punto di bianco. Quanto il mio monitor deve essere luminoso? Quasi tutti gli strumenti di calibrazione mi guidano perché non, non ci sono delle regole stringenti o meglio ci sarebbero anche però eh, io preferisco dire che è meglio usare il buon senso se il mio monitor è in una postazione luminosa dovrò calibrarlo tendenzialmente luminoso altrimenti se lo calibrassi più buio il mio occhio lo percepirebbe sempre come scuro e mi porterebbe ad alzare la a, ad aprire le curve regolare le mie foto in modo sbagliato se eh, sono come come nel mio caso in taverna al buio dove la luce non arriva e soprattutto dove la luce è costante in qualsiasi momento della giornata, molto probabilmente potrò calibrarlo un po' più basso di luminosità. Quindi la scelta della luminosità del monitor deve essere, a mio avviso, fatta sempre in funzione anche della luce ambiente affinché il mio occhio non sia ingannato dal salto di luminosità fra l'ambiente circostante e, eh, e il mio monitor. Ecco perché quasi tutti gli strumenti di calibrazione mh, nel software guidato passo passo mi offrono anche la possibilità di leggere la luminosità presente nel mio ambiente di lavoro per guidarmi a regolare poi la luminosità del monitor. In alcune situazioni ho la possibilità di scegliere la luminosità del punto del nero, però non mi soffermerei su quello. E eh, comunque ho ancora, e poi vi spiego perché dico ancora la possibilità di scegliere la curva di gamma. Una volta c'erano questi due valori, 1,8 per il Mac, 2,2 per il PC. Oramai da quando ci sono i monitor LCD si calibrano tutti quanti con la curva di gamma 2,2. È una cosa che secondo me allora, non influisce sulla colorimetria, influisce giusto un po' sulla percezione dei mezzi toni. Posso anche pensare di fare delle. Eh, calibrazioni a, a step provando a ricalibrare toccando un po' il valore di gamma per mettere appunto maggiormente eh, la, la, la corrispondenza fra le mie stampe quant'altro consideriamo che la curva di gamma era stata inventata da Apple quando le stampanti erano ancora laser monocromatiche quindi mm, eh, all'alba del 2021 forse è una cosa che non è più così tanto importante tant'è vero che appunto ci si è uniformati tutti sul gamma 2.2 e fino adesso abbiamo parlato di calibrazione. Il profilo come, come avviene? Viene fatto, eh, il profilo è la descrizione del comportamento cromatico del mio monitor. Eh, importante ricordare che non coinvolge solo il monitor, ma tutta la catena di visualizzazione, quindi banalmente anche la scheda grafica. Questo perché lo dico? Perché adesso un po' meno fortunatamente, ma un po' di anni fa capitava che ci fosse qualche amico che mi diceva vengo a casa tua col mio monitor così, così me lo calibri guarda fa, dovresti venire quantomeno anche col computer però se mi offri una birra magari facciamo che vengo io a casa tua col calibratore e lo calibro nel tuo ambiente che è sempre la scelta migliore fortunatamente nel corso degli anni le soluzioni di calibrazione sono diventate più economiche più diffuse più semplici da utilizzare e quindi l'ideale sarebbe dotarsi di uno strumento di calibrazione per poter fare la calibrazione del nostro monitor. Questo è un I1 Display Pro di X-Rite, che è una delle soluzioni più, più diffuse più, più comuni. Cosa fa questa sondina? Allora, questa sondina, col suo software in dotazione, eh, appoggiandola sul monitor, mi guida in una prima fase a impostare i parametri di calibrazione, luminosità, contrasto, temperatura e colore, dopodiché comincia a far visualizzare tutta una serie di riquadri colorati al monitor, eh, la sonda appoggiata sul monitor li, li legge, confronta i valori rilevati con i valori letti dallo strumento e costruisce il profilo ICC, che è praticamente la descrizione del comportamento cromatico del nostro monitor. Dopodiché, ehm, è un'operazione molto semplice e oramai pressoché automatica, ho eh, ecco, introdotto questa, questa diapositiva che eh, perché molti mi dicono ma io faccio la regolazione a occhio prendo la stampa, gli vado dietro allora in realtà l'occhio non è uno strumento adatto per la calibrazione eh, consideriamo che il 10% della popolazione maschile e molto meno della popolazione femminile le, le, le femminucce sono, sono più fortunate da questo punto di vista consideriamo che il 10% della popolazione maschile ha problemi più o meno eh, gravi, più o meno evidenti di percezione dei colori io ad esempio ho scelto volutamente una, un, un pallino che mi causa sempre problemi quando vado a fare il rinnovo della patente, perché su alcuni faccio mettendo in allarme l'esaminatore, su alcuni faccio fatica a leggere i numeri. Questo è proprio un, un test per rilevare il daltonismo, rilevare le distromatopsie, che sono questi, questi deficit visibili. Visivi, e, e spesso e volentieri abbiamo delle difficoltà leggere le tinte, ma poi banalmente, se anche avessimo un occhio perfetto, non solo dai punti di vista della visiva, ma anche della, del riconoscimento del colore, dovremmo renderci conto che non avrebbe senso metterci a stilare una, una tabella eh, di, di un profilo ICC a mano. Um, calibrazione software più sonda è questa che vi ho raccontato, può essere applicata a qualsiasi monitor. Quindi, ho uno strumento che metto davanti al monitor, mi guida prima a regolare luminosità, temperatura, colore e gamma. Poi, il software farà eh, creerà il profilo e andrà a scrivere tutte le regolazioni nella lookup table della, eh, della nostra scheda grafica. Ecco perché è importante che la calibrazione sia sempre fatta tra monitor e computer che ci abbino. Eh, monitor, piccolo cenno anche sulle capacità cromatiche. Eh, fino a qualche anno fa eh, i monitor tendenzialmente riuscivano a visualizzare lo spazio sRGB, il triangolino numero 2, quello più piccolo. Eh, le nostre macchine fotografiche già allora erano in grado di catturare molto, molti più colori, arrivando vicino alla Adobe 98. Ora come dico sempre io se la nostra passione è la fotografia eh, che ci piaccia o che non ci piaccia dobbiamo oramai tenere in considerazione che anche il monitor fa parte del corredo fotografico eh, e quindi non ha senso spendere migliaia di euro per avere il corpo macchina super figo, l'ottica super figa e poi risparmiare sul monitor perché rischieremo di non vedere eh, tutto quello che la nostra macchina fotografica ha catturato, rischieremo di fare post produzione alla cieca un po' come Arnaldo per, per te che un po' come me hai i capelli bianchi e, e qualche scatto, e qualche scatto a pellicola rifatto, un po' come quelli che compravano la macchina fotografica super figa, la pellicola e poi proiettavano col proiettore con l'ottica di plastica che gli avevano dato in dotazione, no? E, e vai, vai ad ammazzare tutti gli investimenti che hai fatto a monte. Invece, se, se spendi dei soldi per la macchina, per le ottiche. Eh, Vabbè, insomma, può sembrare banale, può sembrare scontato, però devi cercare di investire eh, allo stesso modo anche in tutti gli altri anelli del, del, tuo, del tuo flusso di lavoro. E oggi come oggi, a meno che noi non ci limitiamo a scattare e portare la schedina di memoria, dal fotografo per le stampe, ma non ci credo, almeno non, non per il pubblico che, che mi aspetto sia collegato questa sera, dobbiamo tenere in considerazione che se vogliamo vedere quello che la nostra macchina fotografica superfiga ha catturato, il monitor deve essere all'altezza. Tenete in considerazione che un computer non recentissimo magari ci mette mezzo secondo in più ad aprirvi l'immagine o a elaborarvela o ad applicare un filtro di Photoshop, però e qualche istante in più ma i calcoli ve li fa sempre allo stesso modo un monitor sfigato certi colori anche se lo calibrate non ve li fa vedere ecco perché eh, è importante oggi come oggi a mio avviso rivolgersi a monitor wide gamut quindi in grado di visualizzare uno spazio colore il più possibile vicino all'Adobe 98 fino a 4-5 anni fa questo voleva dire spendere veramente tanti soldi, oggi come oggi vuol dire spendere 4-500 euro. Sono tanti, sono pochi, non lo so, considerate che molto probabilmente un monitor ve lo porterete avanti anche per diversi computer, perché prendete un monitor valido, eh, sicuramente potrà accompagnarvi per un po' di tempo. Eh, altro piccolo inciso sui eh, monitor dei portatili eh, sono belli, sono leggeri, sono piccoli oramai sono retina display 2 miliardi di megapixel nitidissimi, tutto quello che volete ma proprio perché devono essere piccoli, leggeri, compatti, sottili consumare poco la batteria non hanno proprio delle capacità cromatiche super, superbe quindi se dovete utilizzarli per fare editing, scegliere le foto metterli in ordine, fare il rating va benissimo eh, ahimè, se dovete fare post-produzione, magari è meglio attaccare al portatile anche un monitor esterno come faccio io questa sera. Scusate l'inquadratura un, un po' volante e eh, quindi io ho tutto sul portatile, i software, eccetera. Mille cose le faccio con lo schermo del portatile, ma se devo fare eh, post-produzione, se devo fare elaborazione dell'immagine, arrivo a casa, attacco il monitor, verifico. Che mi agganci il profilo che ho creato e lavoro sul monitor esterno, non lavoro sul monitor del portatile proprio perché non riuscirei a vedere certi colori. Eh, altro piccolo spot: se volete, proprio settimana scorsa lo, lo trovate sulla home page di ABC Fotografia. Proprio settimana scorsa ho pubblicato una piccola guida a, alla scelta del monitor. Ehm, volutamente non ho messo indicazioni di marche e modello anche se poi molti amici me, me, li, hanno, me li hanno chiesti durante la settimana ehm, vi ho dato un piccolo elenco di quelle che secondo me sono le caratteristiche da tenere in considerazione quando vi approcciate alla scelta di un monitor per fotografia se dovete fare navigazione in internet eh, facebook, eh, scrivere delle lettere word processing excel Va benissimo il monitor del portatile, va benissimo il monitor da 99 euro del centro commerciale. Se dovete fare fotografia, mettetevi in mente che dovete passare ad un monitor minimamente di qualità e tenervi una parte di budget anche per il calibratore, perché non dimentichiamo che anche il monitor più bello, più prestazionale, se non è calibrato, è comunque un monitor non affidabile. Ok, dopo questa... Eh, spattaffiata sull'importanza del monitor eh, torniamo al profilo monitor allora, il, profilo, il profilo monitor è il più bello dei profili perché una volta che la vostra sondina una volta che, una volta che il vostro calibratore ve l'ha creato viene salvato automaticamente a livello del sistema operativo il sistema operativo lo riconosce lo mette a disposizione delle applicazioni che, che, che ne fanno richiesta tipicamente Photoshop e Lightroom e ve lo dimenticate fino a che non sarà il momento di rifarlo perché comunque i profili dopo un po' vanno rifatti perché come vi ho spiegato il monitor pian piano cambia il suo comportamento. Però da questo punto di vista il profilo monitor vi richiede veramente poco tempo per la creazione, poco sforzo e nessun problema di gestione perché eh, si occupa di tutto il sistema operativo. Abbiamo fatto il nostro scatto a, mh, ricordandoci di bilanciare il bianco della macchina fotografica, abbiamo aperto i nostri file su un monitor wide gamut calibrato. Vogliamo mandare in stampa il nostro file, quindi eh, vogliamo preoccuparci del fatto che anche la nostra stampante sia calibrata e profilata per stampare bene, sì e no. Adesso vi spiego a cosa serve la calibrazione stampante. Mi sono permesso una piccola autocitazione sia per gli amici di Spazio53 sia per Massimo Pinciroli perché ho visto sulla, sulla vostra homepage questa, questo scatto e, e non ho resistito, Arnaldo, a rubarlo. L'importanza della stampa. Allora, come avete capito, dal, dal pelo bianco sono vecchio. Eh, non sono un nativo digitale, il digitale mi piace, ci ha aperto un sacco di eh, possibilità, di nuovi orizzonti che ai tempi della pellicola non c'erano. Però per me la fotografia è quella stampata, possibilmente in grande formato ed esposta possibilmente in una bella sala. Quando sulla homepage di eh, Spazio 53 ho visto questo scatto mi si è aperto il cuore perché sono stampe da un metro per un metro di un carissimo amico Marco Moggio, un bravissimo fotografo che è stato più volte ospite di Spazio 53 e se permettete una piccola punta di orgoglio sono stampe che ho fatto io un po' di anni fa. E quindi mi si è veramente aperto il cuore vederle sulla, sulla home page di Spazio 53. E vi rendete conto di eh, cosa, cosa possa voler dire vedere delle immagini, eh, delle belle immagini, ben realizzate, ben, ben stampate, ben esposte? Sicuramente eh, è, è un qualche cosa che neanche il più figo dei monitor dei videoproiettori sarà mai in grado di darvi. O, è chiaro, io con, con la condivisione di un'immagine sui social posso raggiungere. Eh, migliaia di amici, eh, sarebbe bello avere migliaia di amici dentro la serie di Spazio 53 per vedere una mostra, però ripeto: secondo me, la sensazione che dà una mostra stampata è tutta un'altra cosa. Chiudo questa piccola auto celebrazione, auto-autogratificazione, eh, torniamo all'importanza della stampa. Calibrazione e profilatura. Sono ripetitivo, questa slide l'avete già vista, ma meglio ripetere per far entrare il concetto. La calibrazione, calibrazione e profilatura a due fasi, calibrazione riconduco la periferica a uno stato prefissato e ripetibile. Nel caso della stampante la uh, calibrazione consiste nel scegliere il tipo di carta e le impostazioni del driver e faccio il profilo. Quindi il profilo uh, è quello che mi permette di descrivere il comportamento cromatico della periferica. Quali colori quel monitor o quella stampante saranno in grado o non saranno in grado di visualizzare e di riprodurre. Eh, anche nel caso della stampante, butterò fuori una serie di riquadri colorati che misurerò con un altro strumento, che non posso farvi vedere perché stupidamente l'ho usato come base per il computer, quindi dovrei smontare il mio, il mio altarino per, per recuperarlo da qua sotto. Perché calibrare la stampante? Non per stampare meglio, quindi mi piace sfatare un po' i miti, mi piace scombussolare un po' le, 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 le certezze che magari pensavamo tutti quanti di avere. Calibrare la stampante non serve necessariamente stampare meglio. Se ho una stampante che fa schifo, anche calibrata, continuerà a fare schifo. La calibrazione del monitor consente di visualizzare le immagini digitali in modo coerente con quello che c'è scritto nel mio file, con quello che la mia macchina fotografica ha catturato. La calibrazione della stampante mi consente di previsualizzare su un monitor di buona qualità calibrato il risultato che otterrò mandando in stampa. Quindi è un, po una cosa, è un po' una cosa strana. Poi sì, incidentalmente mi serve a stampare meglio perché se io posso vedere prima quello che succederà dopo, è vero che posso fare delle modifiche, delle ottimizzazioni al mio file senza farle sempre con la Procedura provino, ritocco provino, ritocco come facevo quando ero in camera oscura a stampare il cibacron o a stampare il, il bianco e nero. Quindi, eh, con una mh, particolare funzione di Lightroom di Photoshop, di cui vi parlo fra un attimo, io posso richiamare il profilo stampante, capire cosa succederà a quel determinato file mandandolo in stampa con quella stampante, con quella carta, capire se mi sta bene, se non mi sta bene, se i famosi colori della, 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 della punta della, della zona, eh, cos'era zona B, eh, vengono maltrattati troppo o se tutto sommato ci possiamo stare. Quindi il concetto che mi piace eh, dire a proposito della calibrazione stampante è che mi serve non a stampare ciò che vedo, ma a vedere ciò che stampo. Questo perché... Anche le campagne pubblicitarie di X-Rite o, o, o di chi fa gestione del colore, spesso in te dicono calibra tutte le tue periferiche così stampi ciò che vedi. Eh, io sono, sono un po' pignolino, sono un po' rigidino, sì, va bene. Allora è chiaro che è un concetto più facile da comunicare. No? Tu calibri calibri la macchina fotografica, calibri il monitor, calibri la stampante, la tua stampa è uguale a quello che hai scattato. In realtà eh, sarebbe più, più corretto dire. Eh, puoi vedere prima quello che stamperai dopo ed eventualmente apportare delle modifiche, ma mi rendo conto che a volte sono un po' sega nervi. Ma prendetemi un po' così per, per quello che sono. Allora, perché calibrare la stampante? Anche le stampanti, come i monitor, non sono periferiche stabili, anche il loro comportamento può variare da unità a unità. In, in funzione delle condizioni ambientali questo in realtà non tanto perché cambia il comportamento della stampante ma perché cambia come la carta prende l'inchiostro in funzione dei settaggi dei driver io in teoria dovrei fare un profilo quando stampo a bassa risoluzione un profilo quando stampo ad alta risoluzione e inevitabilmente e palesemente cambia a seconda dei consumabili che utilizzo quindi non solo se scelgo di usare inchiostri originali o inchiostri compatibili che Personalmente posso prendere in considerazione se devo stampare le email, ma se devo stampare fotografia. Eh, io insomma, soffro sempre un po' quando vedo qualcuno che usa gli inchiostri compatibili perché non sono mai una garanzia di qualità e di costanza di risultati. Eh, ma soprattutto in funzione della carta perché la stessa stampante con gli stessi inchiostri, con gli stessi settaggi del driver, se stampa su una carta di un certo tipo, riuscirà a riprodurre dei colori. Se stampa su una carta di un altro tipo, riuscirà a riprodurre più o meno colori e, se ve ricordo, ve lo faccio vedere fra un attimo. Eh, prima, però, una citazione su quali sono i parametri di calibrazione della stampante. Eh, è importante determinare un set di impostazioni all'interno del driver, quindi il tipo di supporto: premium, luster, photo paper, uh, matte paper, uh, um, watercolor paper, radiant white. Chi più, più ne ha più ne metta. Eh, scegliere una risoluzione utilizzare quella determinata carta e sia in fase di gestione del profilo che in fase di utilizzo del profilo creato nella finestra del driver devo spegnere la gestione colore da parte della stampante la gestione di colore da parte della stampante è una cosa che va benissimo se devo eh, farlo stampare a, a diciamo a, a utenti non professionali o appassionati di fotografia, quindi la gestione automatica, un po' come l'auto white balance, mi dà sempre qualcosa di accettabile, ma non necessariamente mi dà quello che io voglio. Se voglio avere la certezza che le cose cambino solo quando voglio io, devo spegnere la gestione del colore e farla io manualmente dalla finestra di Photoshop. Tutte queste impostazioni, risoluzione, tipo di carta, tipo di carta scelte di inserite in stampante, tipo di carta selezionata nel driver, devono essere eh, applicate sia in fase di creazione del profilo, sia in fase di creazione eh, delle stampe che andrò a fare, che andrò a realizzare col profilo creato. Il profilo, l'abbiamo già detto, ripetiamo, il profilo ICC della stampante, così come quello del monitor, ha il compito di descrivere il comportamento cromatico della mia periferica, in questo caso della mia stampante. Ancora una volta, non coinvolge solo la stampante, ma tutta la catena di lavoro. Nel caso del monitor, erano monitor e scheda grafica, nel caso della stampante, sono impostazioni del driver, consumabili, quindi carta inchiostro che ho scelto e stampante. E ancora una volta, come per il monitor, il profilo ICC accurato può essere costruito solo utilizzando uno strumento che in questo caso non è un colorimetro come quello che vi ho mostrato per la calibrazione del monitor, ma è uno spettrofotometro. Quindi il colorimetro legge la luce eh, emessa dal monitor, lo spettrofotometro, mi, oltre a poter calibrare il monitor, mi consente anche di leggere eh, la, 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 la stampa che è opaca e che non emette luce. Eh, piccolo cenno sulla scelta dei supporti, ci sarebbe da fare una eh, serata eh, solo, solo su questo, eh, però almeno per dare un'idea, anche per raccontarvi poi di come ogni, comporto, di, di come ogni supporto eh, si eh, comporta, eh, ho fatto una, una distinzione molto macroscopica. Carte fotografiche sono quelle che hanno una... Aspetto e consistenza, il più possibile simile alle carte chimiche che mi dava una volta al laboratorio. Sono caratterizzate da ampio spazio colore, sono lucide, brillanti, riescono a riprodurre colori anche saturi. Abbiamo poi le carte fotografiche eh, baritate, che sono sostanzialmente delle carte fotografiche realizzate, però con basi più pregiate. Solitamente hanno eh, una, una base in cartoncino più pesante, spesso è un cartoncino. 100% cotone che quindi ha garanzia di maggior longevità e anche queste sono caratterizzate da ampio spazio colore e grazie al fatto di essere realizzate con materiali più pregiati mi consentono di avere anche una maggior durata nel tempo perché la durata nel tempo è vero che è relativa agli inchiostri e agli inchiostri delle stampanti Epson odierne soprattutto se vado sulla linea fotografica professionale mi consentono di dare durate... Eh, 100, 200, 300 anni, ma anche la carta ha la sua importanza. Infine, le carte cotone, le cosiddette carte fine art, sono quelle che mi danno un aspetto artistico: sono cartoncini solitamente opachi, più o meno lavorati in superficie, eh, solitamente pesanti, spesso realizzati anche loro come le carte baritate eh, con la base 100% cotone. Eh, mi danno un'elevata durata nel tempo, ma paradossalmente mi danno uno spazio colore più ridotto, quindi se ho delle immagini dalle tinte particolarmente sature e brillanti, forse stamparle su carte fotografiche varitate non è il massimo. Giusto per darvi una piccola, eh, un piccolo esempio di cosa vuol dire, eh, il triangolino più grosso è lo spazio di lavoro Adobe 98, quella, quella punta che arriva un pochino più in alto. Eh, in rosso abbiamo lo spazio colore, o meglio il profilo di un monitor White Gamut che era dichiarato ai tempi, eh, di, di, dichiarava i tempi di arrivare al 97-98% della RGB, quindi vedete che manca una piccola fettina. Ma vediamo eh, quelli che possono essere i colori riproducibili dalle carte. Allora, qui eh, questo, questa sagoma bianca è lo, la quantità di colori riproducibili da una carta fotografica lucida. E questo spazio giallo è quello riproducibile da una carta fine art. Ancora una volta, se vi ricordate quello che vi ho raccontato, se io ho un'immagine con i colori che cadono qua dentro, posso stamparla tranquillamente sulla carta fotografica o sulla carta fine art, ma se ho un'immagine con questi verdi molto brillanti o questi blu, sulla carta fotografica la stampo, sulla carta fine art no, perché questi colori li perdo. Arriviamo alla parte pratica. Benissimo. Uh, ho usato il mio bel calibratore, ho creato il profilo della, della stampante, lo carico nel sistema operativo. Ahimè, eh, l'uso del profilo stampante non è così eh, automatico come abbiamo visto per il profilo monitor. Ma devo ricordarmi di dire a Photoshop di utilizzarlo. Questa è la finestra impostazioni di stampa di Photoshop, eh, in particolare eh, nella prima. Riga devo dire trattamento del colore qui ci sarà gestione colore alla stampante o qualcosa del genere. No, devo switchare su gestione colore effettuata da Photoshop. Qua sotto devo selezionare il profilo stampante, in questo caso è un profilo di una Anemul Fine Art per la mia Epson P800 eh, da stampare col nero foto ed è il profilo della Rag Barita. E qui sotto, ve lo ricordate, l'intento di rendering che ne avevo parlato. Qui sotto devo definire anche l'intento di rendering. A questo punto, dopo aver definito queste tre cose, sì che posso cliccare su stampa e stampare tenendo conto del profilo stampante. Eh, vi ho parlato dell'intento di rendering, vi ho detto che è importante eh, impostarlo, vi ho detto che... Eh, ce ne sono due che ci possono tornare utili dal punto di vista fotografico, ma non vi ho detto come sceglierlo. Allora, tutto il trucco sta in questo menu di Photoshop che c'è poi anche in Lightroom sotto forma diversa. Menu visualizza imposta prova personale, si chiama soft proofing o eh, an anteprima monitor. Io su un monitor di buona qualità calibrato grazie a questa funzione di Photoshop posso vedere cosa succederà ai miei file mandandoli in stampa su una determinata stampante con una determinata carta quindi menu visualizza imposta prova personale scelgo qui lo chiama dispositivo da simulare scelgo il mio profilo quindi eh, quello della stampante con la carta che voglio simulare e simulo l'intento di rendering, spunto anteprima qua sotto, ed ecco che cambiando l'intento di rendering io posso vedere cosa succede alla mia immagine. Per abitudine personale io parto sempre dal colorimetrico relativo, vi ricordate quello che se, se riesce a trovare corrispondenza non ci cambia i colori, se vedo che non succede nulla alla mia immagine, se vedo che le sfumature non si strappano, Applico quello e lo stampo. Se vedo che comincio ad avere dei salti in alcune tonalità, su questa immagine potrei magari averlo sull'ombra qua sotto il viso della, della, eh, della mia amica Elisa. Se comincio a vedere che quest'ombra sotto il viso magari da, da una sfumatura mi diventa una tinta piatta, ecco che provo l'intento eh, percettivo o fotografico. Probabilmente mi cambieranno le... Tinte anche sul resto dell'immagine, ma molto probabilmente recupererò la piacevolezza della sfumatura e mando in stampa col percettivo fotografico. Quindi tutto il trucco della gestione del colore sta nella gestione dei colori, perdonate il gioco di parole, che non trovano corrispondenza nello spazio di destinazione. Come li gestisco? Li gestisco con gli intenti di rendering, come vedo qual è l'intento di rendering più adatto con. Il soft proofing a monitor, menu visualizza, imposta prova personale. Eh, che con Lightroom trovo invece con menu visualizza, prova colore, mostra prova colore. Il mio eh, sfondo di Lightroom diventa bianco, mi esce anteprima prova e, e qui sotto posso selezionare il profilo da simulare. Quindi, eh, diciamo che. Tutta l'ora e mezza di chiacchierata fino adesso aveva lo scopo di arrivare a queste due slide per spiegarvi come gestire i colori che potrebbero avere dei problemi. E eh, la ciliegina sulla torta qual è? È ovviamente quella di arrivare ad avere una corrispondenza fra la visualizzazione a monitor e eh, la stampa che io ottengo, perché del resto è, è lì che vogliamo arrivare, cioè vedere che tutto quello che io eh, metto a punto a monitor sulla mia stampa poi la stampante sia in grado di eh, riprodurmela. Eh, perché questa slide? Perché mi dà l'occasione di parlare di una cosa spesso sottovalutata, che è l'illuminazione dell'ambiente in cui lavoro. Ora. Eh, io ho fatto il bilanciamento del bianco per il mio scatto per essere sicuro di aver catturato i colori giusti. Ho preso un monitor super figo e l'ho calibrato perché così vedo i colori che ho scritto nel file. Ho calibrato la stampante, ho scelto una carta di qualità, eh, ho la corrispondenza fra l'anteprima la monitor e quello che tengo in stampa. Ma se la mia stampa la guardassi sotto una luce che non c'entra niente con i parametri con cui ho calibrato il monitor, io questa corrispondenza non ce l'avrò mai. Eh, ecco che allora eh, devo assicurarmi di avere un'illuminazione decorosa o devo ricorrere a, a queste, queste lampade che hanno una temperatura colore di 6000-6500 Kelvin, come, eh, come sono i parametri di calibrazione del monitor, e soprattutto che hanno una un buono spettro e che non mi creano poi una, una visione falsata. Qui dovremmo aprire una lunga parentesi sulla, sulla percezione, sulla visione con i bastoncelli, l'occhio, ma so, direi che non è il caso, vi ho stressato abbastanza. Quindi eh, torniamo piuttosto a vedere un'altra piccola chicca pratica che spesso viene sottovalutata, che sono le impostazioni di Photoshop. Uh, tutto bello il discorso che abbiamo fatto fino adesso, profili file da aprire stampante, monitor, mille cose ma c'è una cosa ancora una volta che spesso diamo per scontato ma che richiede la nostra attenzione altrimenti noi possiamo aver creato tutti i nostri profili ma uh, casca l'asino e sono le impostazioni colori di Photoshop uh, allora Prima cosa importante, dobbiamo sempre fare in modo che le immagini, che le nostre immagini abbiano un profilo colore incorporato. Eh, solitamente la nostra macchina fotografica lo fa in automatico, nel menu, vi sarà capitato di vedere che posso scegliere di agganciare, se scatto in, se scatto in JPEG, posso agganciare. Una, un srgb o una Adobe 98 personalmente consiglio la dobi 98 se scatto in raw e poi sviluppo quando sviluppo il mio lightroom o il mio camera raw mi chiedono quale profilo voglio agganciare eh, questo è uno scatto fatto col telefonino con il mio telefonino un po' di anni fa e comunque eh, il mio telefonino ai tempi gli aveva già agganciato l'srgb sulla finestra di Photoshop, io qua sotto posso andare. Lui solitamente mi fa vedere le dimensioni file, se ben ricordo. Io preferisco sempre impostarlo in modo che mi faccia vedere il profilo documento per rendermi subito conto che cavolo di profilo eh, hanno agganciate le mie foto. Allora è chiaro che eh, quando sono foto che ho realizzato con la mia macchina fotografica, so che io bene o male lavoro in Adobe 98, eccetera, però come, come vi ha raccontato Arnaldo in apertura di, di, di Chiacchierata, spesso e volentieri mi capita di. Eh, sviluppare, stampare, ritoccare foto anche per amici e non so mai in che spazio me le danno, perché magari non tutti sono attenti ai consigli che do eh, ed ecco che allora io voglio subito avere a colpo d'occhio una, una visione di che profilo c'è legato alla stampante, ecco perché il mio Photoshop è sempre impostato per visualizzare il profilo documento, quindi la gestione del colore è una catena funziona solo se in tutti i passi io riesco a tener traccia del profilo colore il primo anello della catena che io vado ad appendere è quello del mio scatto. Importante che telefonino, macchina fotografica o software di sviluppo del RO. Nel mio scatto mettano subito un profilo. In questo caso l'SRGB, perché il telefonino poverino, più di tanto non può fare. Passiamo, entriamo nel vivo delle impostazioni di Photoshop. Photoshop ancora oggi 2021, cacchio, non so perché, ma parte quando voi lo installate parte con delle impostazioni colore sbagliate. Nello specifico, le impostazioni colore che prende Photoshop di default sono quelle chiamate colore del monitor e come spazio di lavoro RGB vi mette, un bel, vi, vi mette il profilo del monitor, monitor RGB display profile linear, che non vuol dire assolutamente niente. Cioè, quindi eh, non ha senso lavorare con... Eh, il profilo monitor come spazio di lavoro. Come spazio di lavoro sono stati creati dei profili standard, ben noti, sempre uguali, sempre quelli. Eh, usiamo quelli, usiamo quelli perché è molto più semplice per eh, uniformare la comunicazione. Ecco che allora nel menu modifica impostazioni colore di Photoshop. Il consiglio che io do è quello di selezionare o personale oppure va bene anche il prestampa Europa 3 che mi mette come spazio di lavoro RGB l'Adobe RGB98. Ma non è tutto, ci sono anche i criteri di gestione del colore che sono molto importanti ed ecco che io metto mantieni profili incorporati, profili non corrispondenti chiedi prima di aprire, chiedi prima di incollare, profili non presenti chiedi prima di aprire. Cosa vuole dire? Quando io apro un'immagine posso, eh, ed ho impostato Photoshop come vi ho fatto vedere nella slide precedente, eh, quando io apro un'immagine posso avere eh, diverse situazioni. Quindi posso avere questo alert, questa, questa finestra pop-up, il documento pincopallo Pallo dispone di un profilo colore incorporato che non corrisponde allo spazio di lavoro RGB corrente. Quindi questo file ha incorporato l'SRGB. Tu, Massimo, sul tuo Photoshop hai impostato come spazio di lavoro l'Adobe RGB. Cosa vuoi fare? Vabbè, ok. Se l'amico me l'ha dato, se l'amico mi ha passato il file in SRGB, avrà avuto i suoi buoni motivi. Quindi la risposta da dare è usa il profilo incorporato anziché lo spazio di lavoro. Solo per questa immagine io lavoro nello spazio SRGB. Oppure posso avere questo alert, il doc che vedo a destra, il documento IMG Pinco Pallo non ha alcun profilo RGB incorporato. Prima cosa, si alza il telefono e si tirano due insulti all'amico che ci ha passato un file di questo tipo, eh, dopodiché eh, devo andare un po' a naso. quindi... Eh, o gli parto assegnandogli l'RGB di lavoro, purtroppo chi mi ha passato questo file non mi ha dato nessuna informazione sul significato dei suoi numeri in RGB. Vi ricordate lo il verde 02550, che è il verde più verde, ma che se non gli metto di fianco lo spazio di lavoro non ha significato. Ecco, chi mi ha passato questo file mi ha dato solo i numeri, senza dirmi dove li devo andare a mappare. Allora, non posso che procedere per tentativi. Ecco che allora eh, parto... No, ho sbagliato, chiedo scusa, pensavo fosse veramente la videata, ma in realtà è solo uno screenshot. Eh, posso procedere per tentativi assegna assegnandogli o l'adobe RGB98 o l'SRGB e guardando ogni volta che lo apro se la mia immagine è accettabile o meno. Ecco, io spero che non si arrivi mai a dover indovinare, non si arrivi mai a dover aprire un file senza profilo perché veramente tutto quello che poi ne viene come conseguenza è, è sempre un po' una scommessa. Eh, la soluzione migliore è chiaramente se Photoshop non ci dà nessun allarme perché vuol dire che il profilo incorporato nell'immagine è lo stesso che abbiamo impostato come spazio di lavoro. Quindi, ehm, ancora una volta, eh, con le impostazioni che abbiamo messo, veniamo avvisati quando c'è qualche incongruenza e ci viene chiesto cosa fare prima di passare alla nostra... Eh, All'apertura del nostro file, concludendo, ebbene sì, siamo quasi giunti alla, alla conclusione: non ci speravate, secondo me vi siete già scollegati, siete già fuggiti perché, perché non ce l'avete fatta reggermi per, per tutta l'ora e mezza. Poi un piccolo, piccolo riepilogo dell'importanza del bilanciamento. Il bilanciamento del bianco personalizzato è quello che mi consente di avere riproduzione di de registrazione dei colori fedeli da parte della, della macchina fotografica e coerenza del bilanciamento fra scatti realizzati nella stessa situazione che mi portano a ridurre il tempo di post produzione. Calibrazione e profilatura del monitor, vi ricordate sempre due fasi, poi tutti quanti diciamo calibro il monitor, profilo il monitor, racchiudendole tutte e due, calibrazione e profilatura del monitor mi consentono di avere coerenza nella visualizzazione delle foto, eh, quindi sia, sia nella visualizzazione dei miei file che anche cercare di uniformare la visualizzazione su monitor diversi, poi anche qui... Eh, se dobbiamo fare i commerciali dicendo che calibrando e profilando il mondo sarà tutto meraviglioso, va bene, però se io calibro e profilo due monitor con caratteristiche totalmente diverse, sì, li ho calibrati, li ho profilati, diventeranno un pochino più simili, ma se uno dei due monitor è un ciuccio non diventerà mai un cavallo. Insomma, quindi se, se io tento di calibrare e profilare il monitor del portatile e il ben fotografico che ho alla mia sinistra, sì. Si avvicineranno un po' magari come luminosità, come toni, eccetera, ma probabilmente i colori che mi fa vedere il ben più, quello del portatile, anche calibrato, non ce la farà. E, eh, comunque eh, la calibrazione e la profilatura periodica del monitor mi danno la possibilità di avere certezza nella post produzione, quindi mi danno la possibilità di vedere in modo coerente i, i miei file oggi, domani, dopodomani e sapere che tutto quello che io applico al mio... Ehm, al mio file è, è, è fatto su una visualizzazione affidabile. Calibrazione e profilatura della stampante non serve a stampare meglio, ma serve ad avere prevedibilità dei risultati, risparmiando tempo, carta, inchiostri. E, e sostanzialmente avere il, il provino a monitor anziché fare tutte le striscine di carta come, come si faceva una volta in camera oscura. Bilanciamento del bianco, secondo me, è un argomento per tutti, così come anche ahimè, la calibrazione e la profilatura del monitor. Per l'amor del cielo, eh, calibrazione e profilatura della stampante è una cosa che si rivolge solamente a chi stampa. Però se anche io mi limito a scattare e a fare la post-produzione dei miei scatti e poi mando in stampa ad un determinato laboratorio, potrebbe essere carino chiedere al laboratorio se mi dà. Il, profil, il suo profilo di stampa, il profilo di stampa per la carta che sceglierò di, di utilizzare o di fargli utilizzare per le mie stampe, perché non dimenticate che la simulazione a monitor io la posso fare anche di, 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 di una macchina che non ho in casa. Non avrò creato io il profilo, ma se il laboratorio eh, ce l'ha per la macchina che poi userà, per, per realizzare le mie stampe, può mandarmi il profilo, io me lo carico e con Photoshop o con Lightroom posso vedere cosa succederà. Se il laboratorio vi dà l'SRGB o l'Adobe 98, mandatelo a cagare da parte mia perché non servono a niente, quelli ce li avete già anche voi e soprattutto perché eh, ogni stampante, come vi ho detto, ha un comportamento diverso a seconda della carta. Quindi eh, è chiaro che se mandate a fare le stampine 10-15 a un laboratorio consumer vi dirà... Tu utilizza l'SRGB perché non ha la possibilità di fare un profilo di qualità. Ma se dovete stampare una mostra per esporla, magari nella, nella sala espositiva di Spazio 53 o del vostro circolo fotografico e la fate fare ad un laboratorio, affidatevi ad un laboratorio che una volta scelta la carta da fargli utilizzare, la, la carta da chiedervi per la realizzazione delle vostre stampe, sia in grado di darvi il profilo che lui utilizzerà per stampare con quella carta affinché possiate provarlo e vedere se tutte le immagini si comporteranno bene in fase di stampa. Ho davvero finito, non ci speravate, dite la verità, vi lascio i miei riferimenti, quindi se volete fare acquisti, signori, non siamo qui per regalare, ma siamo qui per vendere, eh, ci trovate su www.apromastore.eu. Se volete continuare a seguire i miei sproloqui potete seguirmi sul mio blog che è abcfotografia.it. Eh, abbiamo due canali YouTube, uno quello di Apromastore, ci arrivate con Apromastore.eu slash YouTube, dove io e Roberto pubblichiamo numerosi video tutorial su vari argomenti soprattutto sull'illuminazione in studio con i flash, con i led e quant'altro, se volete c'è anche il mio canale personale dove magari intanto mi dedico un po' di più alla gestione del colore o a qualche, o a qualche altra cosa strana semplicissimo youtube.com slash massimopincironi se volete scrivermi per chiedermi un riassunto di quello che vi ho raccontato questa sera massimo@promastore.com, se mi mandate un saluto mi fa sempre piacere, cerco sempre di rispondere a tutti quanti. Se poi andate su ABC Fotografia e mi mettete un like o vi iscrivete alla, um, alla newsletter, uh, mi fa piacere perché così mi rendo conto se c'è qualcuno che, eh, che mi segue. Oh, vedo un saluto dal caro amico Roberto Cifarelli. Ciao, Roberto, vedo che compaiono ogni tanto questi. Questi pop-up fino adesso ero, ero un po' teso su quello che dovevo raccontarvi, non li, ho, non li ho tenuti molto in considerazione, saluto tutti gli amici che hanno scritto, adesso che sono un po' più rilassato vedo quello di Roberto ed è sicuramente un piacere. Arnaldo, a te la parola. Allora, semplicemente se c'è qualcuno in particolare che vuole fare delle domande... Sono detto. Massimo Pincironi e per presentarmi a chi non, a non mi conosce... Qualcuno sa qualcosa, vuol sapere da Massimo? Non avete scritto. Non avete scritto granché sull'arco la sulla chat. Comunque diciamo, diciamo, sicuramente l'argomento di Massimo è stato esaustivo. Spero spero dice... di non aver fatto no, scappare ritorno, nessuno. No, no ci ritorno in cuffia che mi fa impazzire. Morale, mm. Volevo dire, ciao Angelo, a disposizione, noi anche penso che possiamo fare. E volevo anche prima di chiudere, non so se c'è qualche altra cosa da dire. Massimo, tu? No, spero, spero di non aver fatto spaventare nessuno, ma vedo che qualcuno adesso eh. sta commentando, quindi sono, sono riusciti a resistere fino alla fine. Pensavo <ride> di averli fatti scappare. Um, ho visto una domanda di Angelo Gulli, un caro amico, oh, anche Vincenzo Tavano, vedo un sacco, un sacco di amici collegati. Arnaldo, sei riuscito eh, a, a radunare sì. un sacco di persone simpatiche. Uh, Angelo, allora, se scatti in JPEG, il consiglio è quello di mettere Adobe 98 perché ti porti a casa più colori e, e, e puoi fare qualcosa in più. In realtà, se scatti in RAW, l'impostazione in macchina è assolutamente ininfluente perché. La quantità di colori la definisci in fase di esportazione del file RAW quando con uh, Lightroom, Photoshop, Capture NX o, o quello che usi, dici ok, sviluppamelo in JPEG, TIFF, pinco pallo in questo spazio sRGB a 2098 Profoto RGB. Profoto RGB, io questa sera vi ho sempre parlato di sRGB, che è un po' lo spazio standard di sicurezza, è uno spazio secondo me oramai un po'. Superato, è un po' piccolino. Ci, ci mancano un po' di colori, però è uno spazio che vi mette, dal, vi, vi mette in sicurezza, soprattutto se dovete eh, mandare eh, le immagini via web, perché non sapete mai chi dall'altra è uno spazio conservativo. Vi, vi sega già una parte di colori, però. Eh, fa in modo che chi le riceve dall'altra parte, anche se non ha monitor particolarmente bello, ehm, software particolarmente fotografici, le vede in modo abbastanza coerente. Se dovete fare stampe, se dovete fare fotografie di qualità, il mio consiglio è quello di far girare file in Adobe 98 perché vi, vi, vi portate a casa eh, più tinte, più colori, più sfumature. Ci sarebbe poi il ProFoto RGB, che è uno spazio ancora più grande. Eh, anche se in realtà oggi come oggi non ci sono, non esistono ancora ehm, monitor in grado di visualizzarlo. Quindi bellissimo, molto ampio, un sacco di colori, ma eh, tornereste nella situazione di fare post produzione alla cieca perché alcuni dei colori che potrebbero starci nel profoto RGB, nessun monitor, neanche quello più costoso, neanche quello più performante, oggi 2021, è in grado di visualizzarli. Secondo me... La RGB, la 98, oggi come oggi è il miglior, il miglior compromesso per, per un utilizzo pratico che possa garantirmi eh, file malleabili dal punto di vista colorimetrico e fedeltà di visualizzazione a monito. Altre cose? Massimo, no, non abbiamo nessun altro che ci chiede in particolare. Abbiamo visto molti ringraziamenti, quindi evidentemente... Eh, Ringrazio a tutti per la pazienza. Ecco. Io volevo prima di chiudere, prima di chiudere con i ringraziamenti, rammentarvi le prossime eh, serate che abbiamo. Praticamente sempre alle ore 21 dopo il caffè digestivo. Abbiamo sabato 17 con Dario Bonazza, sabato 24 con Gianni Maffi, martedì 4 e mercoledì 5 maggio. Un corso di due serate con Erminia Dunzi sabato 15 maggio con Pio Tarantini, sabato 22 maggio con Gerardo Bonomo e il suo Bianchi e Nero, sabato 5 giugno con Alessandra Ghisani che eh, ci farà una un bella lezione su Photoshop più alla portata, portata di tutti e poi, poi avremo ancora altre due serate, ancora da definire, con due esponenti della FIAS. Questo è un po' quello che abbiamo in, eh, in corso. Che dire a questo punto? Eh, volevo ringraziare tutti con il suo fratello ascolto, in special modo l'amico Massimo Picciroli per aver condotto una vera, con una vera professionalità la bella serata, quindi Grazie. è stato esauriente, esaustivo tutto quello che posso dire di lui, sicuramente. Grazie ancora. Poi voglio ringraziare il nostro socio e l'amico eh, Pierpaolo Cigagna che ha gestito grezzamente la regia del webinar. Grazie Paolo, davvero, fantastico voglio ringraziare anche Chiara che ha allestito la grafica della comunicazione e ancora lo staff di Spazio 53 per il supporto. Siamo stati diciamo, un'equipe che in pochi giorni ha messo in piedi questa cosa. Grazie davvero a tutti. Allora. Un'altra cosa da dire: il webinar di questa sera è stato registrato e a breve sarà visibile sì. sul, sul canale YouTube del Pierpaolo Cicagna. Quindi adesso non so quando lo metterà, ma penso nei prossimi giorni. E allora, allora che dire? Eh, lo so, io. Dico grazie ancora a tutti e ci rivediamo sabato 17 con da Ribonanza e su è più speciale Massimo. Guarda, non, posso, no, non posso che accodarmi i ringraziamenti per tutti gli amici che ci hanno seguito, per Pierpaolo, perché devo dire che ha gestito la regia, la regia in modo egregio, stando dietro è le vero. quinte, stando defilato. Veramente beh, mi è sembrato di lavorare in, in televisione. Caspita, con... e riuscivo a leggermi nel pensiero quando mandare. Una videata piuttosto che l'altra, quindi grazie per Paolo, sei stato veramente bravissimo e gentilissimo. Ringrazio beh, te, Arnaldo, ma anche tutti gli amici di Spazio 53, per Paolo, Guido Colla e, e tutti gli altri amici per, per l'ospitalità, per aver pensato di, di invitarmi. E cercherò di essere fra il pubblico delle prossime serate perché avete veramente messo in piedi un palinsesto molto, molto interessante. Bravissimi come sempre, ma questo lo sapevate già. Grazie davvero a tutti e canire. buonanotte. Buonanotte, grazie.